Mattioli Rottami S.P.A. a Sassuolo in via Ferrari Moreni 22. La ditta Mattioli S.P.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.P.A. Buonasera. Incendio nel parcheggio della Marazzi, dove oggi un camion ha preso fuoco, probabilmente per problemi all'impianto elettrico. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme, un'ambulanza e la polizia municipale. Ieri pomeriggio in via Cavallotti, per cause ancora al vaglio della polizia municipale, un camioncino di ERA si è scontrato con un uomo che si trovava in sella alla propria bici. Il ciclista è stato trasportato in ospedale ed ha riportato problemi al ginocchio. Attimi di paura per un incidente anche a Braida. Nei giorni scorsi al Parco Amico un bambino è stato urtato da una bicicletta, è caduto ed ha sbattuto la testa, perdendo i sensi. Il piccolo è stato trasportato al Policlinico di Modena, dove ha passato la notte in osservazione. L'assessore al commercio del centro storico Malagoli ha incontrato ieri quattro operatori del centro e la coordinatrice del comitato commercianti Elena Zanni. L'assessore ha voluto chiarire che durante le fiere d'ottobre il mercato non durerà tutto il giorno. I negozianti inoltre sono riusciti a vincere un'altra battaglia con il divieto di vendita di abbigliamento usato che stava mettendo a dura prova i mercati settimanali. Malagoli ha anche promesso un riposizionamento dei banchi nelle varie piazze dove si tiene il mercato. Tra pochi giorni poi una delegazione del comune sarà a Roma per presentare alle soprintendenze e alle apposite commissioni il progetto per la sistemazione di Piazza Martiri. Con il nuovo progetto dovrebbero essere persi solo 38 posti auto, a differenza dei 100 del primo progetto. Ed ora passiamo allo sport. Presentate ieri sera in piazza Garibaldi le rose della prima squadra maschile, femminile e primavera del Sassuolo Calcio. Svelate anche le maglie per la stagione 2019-2020. Nelle nostre interviste le parole di Capitan Magnanelli e del nuovo attaccante nero-verde Francesco Caputo. 15 anni vissuti intensamente, 15 anni in questa piazza, in questa città. Sì, stesso entusiasmo, stesse emozioni, stessa voglia di mettersi in gioco, e quindi questa è la cosa più importante. Nel momento in cui una di queste cose mancherà, probabilmente sarà il momento di fare qualcos'altro, ma finché ci saranno queste vibrazioni, questi sentimenti, darò battaglia ogni giorno per questi colori, per una maglia da titolare, per cercare di fare qualcosa di bello. 15 anni fa mi ricordo che eri un po' il pulcino insieme a Gaetano Masucci, da un paio d'anni fai la chioccia. Sì, il mondo va avanti, si passa poi anche dall'altra parte, no? Però quello che ho cercato sempre di fare, soprattutto quando ero piccolo, era quello di guardare i più grandi, gli esempi positivi di quelli più grandi di me. Non stavo dietro a mode o a coloro che si erano più in voga, ma cercavo altre caratteristiche negli esempi da seguire, e cerco di rifare anch'io questo con i giovani, e con la speranza che loro abbiano la capacità di poter scegliere chi seguire e di seguire soprattutto gli esempi giusti. Cosa ti ha mantenuto di più a Sassuolo tra la passione e la vicinanza della famiglia Squinzi e la quiete di una città a misura d'uomo? Ma ovviamente mi ha tenuto qua l'amore che ho ricevuto
incondizionatamente da questa città, da questa gente, da questi colori, la voglia di cercare di fare una carriera diversa da tutti gli altri. Anch'io sono stati momenti in cui ho riflettuto e poi una volta messo sulla bilancia i valori ho preferito rimanere qua, anche perché ho trovato sempre una società, e gli allenatori che ho avuto e soprattutto la famiglia Squinzi molto ma molto ambiziosa, molto ha voglia di fare qualcosa di diverso, ripeto, da tutti gli altri, e io mi ci sono rivisto molto in questi valori e abbiamo fatto tante strade insieme e ne faremo ancora. Il bagno di folla dopo che la prima volta che sei arrivato a Sassuolo, in piazza c'eri tu, Traoré, Remo Morini e basta. Sicuramente vedere questo entusiasmo nei miei confronti, ma soprattutto nei confronti della squadra, fa bene, perché noi abbiamo bisogno di questo, perché questo è anche uno stimolo in più a far bene. Speriamo di portare ancora più entusiasmo e più gente, perché è la nostra forza, quindi queste serate qua fanno solo che bene. La gente finalmente vede in te colui che farà tanti gol. Io lo spero per i miei compagni, lo spero per la società, lo spero per me. Io sicuramente ci metterò tutto me stesso, con tutta la mia umiltà, con tutta la mia voglia per ottenere il massimo. Poi alla fine è sempre il campo che parla, quindi a giudicare è sempre il rettangolo verde. L'integrazione con coloro che c'erano già, e se conoscevi già qualcuno col quale hai familiarizzato più di prima? Io, come ho detto anche in altre circostanze, io devo ringraziare la squadra, perché ho trovato un gruppo sano, un gruppo, prima che essere grandi giocatori, dei grandi uomini. Sicuramente col capitano Magnanelli abbiamo fatto tante battaglie da avversari, quindi lo conoscevo in campo ed è un ragazzo straordinario. Mi ha fatto sentire subito parte di questa famiglia. Io sono contento, perché per un giocatore è importante entrare in un gruppo così importante e sentirsi subito partecipe. Quindi i presupposti sono ottimi, sono buoni, dobbiamo solo continuare a lavorare e crescere. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento, come sempre, a domani. Buona serata. Mattioli Rottami S.p.A. a Sassuolo in via Ferrari Morini 22. La ditta Mattioli S.p.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.p.A.